Forse la nostra famiglia non sa che in Piemonte una famiglia tipo produce ogni giorno circa 2,4 kg di rifiuto indifferenziato. 1.400 famiglie ne producono circa 3.400 kg, quantitativo sufficiente a riempire un automezzo per la raccolta dei rifiuti di medie dimensioni. Ogni giorno i rifiuti indifferenziati prodotti in Piemonte riempiono più di 750 automezzi di questo tipo, per un totale di 2.600.000 kg di rifiuto destinato o in discarica o a termovalorizzazione. Ma attenzione, perché almeno 500 di questi automezzi potrebbero non servire, in quanto buona parte del rifiuto che raccolgono può essere ancora differenziato. Non vi sembra possibile? Andiamo a vedere. Supponiamo che oggi il nostro sacco di rifiuti indifferenziati venga prelevato, insieme ad altri, da tecnici specializzati. Il loro compito sarà di aprirli e suddividere pazientemente tutti i differenti materiali che vi troveranno dentro. Questa operazione è chiamata analisi merceologica del rifiuto. I tecnici, dopo l'analisi, hanno suddiviso i rifiuti indifferenziati in mucchi omogenei per tipo di materiale. Nella prima fila troviamo la frazione cartacea, costituita da materiali riciclabili tra cui carta grafica, cartone teso, cartone ondulato e carta da cucina, che può essere conferita insieme all'organico. A fianco ci sono gli imballaggi in plastica, quali bottiglie e flaconi, film plastici, altri imballi. Nella fila centrale abbiamo altri materiali riciclabili, come vetro, metalli ferrosi e alluminio. Nella penultima fila troviamo la frazione organica, composta da scarti di cucina, frazione verde, legno, tutti recuperabili. Nell'ultima fila invece ci sono materiali che di norma non sono oggetto di raccolta differenziata, tra cui pannolini, plastica non in ballo e inerti. Facciamo ora molta attenzione. Vediamo cosa accadrebbe al nostro mucchio di rifiuti indifferenziati se separassimo correttamente tutti i materiali. Separare correttamente fa la differenza. Questo non è un imballaggio.